Scrittore, blogger, organizzatore di eventi culturali, esordisce in campo letterario nel 2014 con Il Migliore. Ha organizzato festival nazionali, tra cui Un Editore in Noir e Paura sotto la pelle, sempre a Bologna. Salutiamo Dario Villasanta. Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Ciao Dario, benvenuto. E allora, oggi ci parli di un bel libro. Edito dalla Diamond Edizioni di Alessandra Prospero dell'Aquila, I Santi non esistono e gli eroi sono tutti morti. Un titolo, devo dire, interessante, cioè che prende subito, già dal titolo. Sì, un titolo che per raccontare un aneddoto è stata tutta colpa, ho detto, di mia madre. Una volta eravamo in macchina, in automobile, io ascoltavo una canzone dei Modena City Ramblers, tutto preso da questa epica che parlava di santi e di eroi. Lei mi dice: togli questa lagna. E io dico: mamma, ma cara madre, è una musica che parla di santi e di eroi, come mai? Mi fa boff. I santi non esistono e gli eroi sono tutti morti. Ecco, erano 20 anni fa. Il significato di questa perla di saggezza della nonna è che i santi in realtà non esistono perché nessuno di noi può aspirare ad avere, chiamiamolo il titolo di santo, per quanto si sforzi, e di gente così buona che fa qualcosa senza chiedere niente in cambio non ce n'è, e gli eroi sono tutti morti. Perché osservare le regole tante volte è l'ultima cosa che ci porta dei vantaggi. Naturalmente è un'iperbole, non è un'istigazione a delinquere o a non seguire le regole o a non essere delle brave persone. Però è stata semplicemente la fotografia di un atteggiamento verso la vita che è scomodo e che non porta dei vantaggi, se non altro immediati, concreti, a chi cerca di comportarsi come si deve. Perfetto. Da quante pagine è composto il libro? 272. Perfetto, entriamo un po' più nel vivo del libro, nella trama del libro, come si articola? Il libro va a prendere mosse da alcuni fatti ed eventi reali che ho visto e vissuto nella vita, soprattutto per fortuna o sfortuna sulla pelle di altra gente più che sulla mia, e racconta, prendere mosse dalla storia di una ragazza che esce da una comunità psichiatrica e deve reinserirsi nella società. Ecco, questo reinserimento nel mondo per questa giovane donna non è certo facile. Questa società, per come è strutturata, quasi la rigetta. E lei ha però un angelo custode. Questo angelo custode, senza saperlo, senza sapere di averlo, è un amico della sorella che è già passato attraverso certe difficoltà e che quindi cosa fa? Cerca di darle una mano e vegliare su di lei perché se non si impantani in cattive situazioni, cattive compagnie, che è molto facile quando hai il culo per terra farlo, passatemi il termine, però lo ritengo il più appropriato, perché quando siamo in difficoltà, sai, quando le cose vanno bene è facile comportarsi in modo retto, quando le cose vanno male, ecco che allora si cerca di prendere un po' a destra e a sinistra, a volte anche in maniera un po' fuori dalle righe. E questo angelo custode cerca di aiutarla per chiudere, facendo un po' un dribbling, uno slalom tra quelle che sono le leggi delle istituzioni e le regole della strada, che è un po', diciamo, quello che fa ciascuno di noi quando deve ottenere qualcosa di non facile, che se può trova la scorciatoia. Facci conoscere un po' i personaggi di questo libro. Uno lo faccio conoscere, ve lo faccio conoscere attraverso le sue parole, lo prendo direttamente dal libro, pochi secondi. Ed è Antonella, questa brava ragazza che deve rifarsi una vita. Il tutto a tinte noir. Dovrei essere una brava ragazza. Dovrei. Ho sgridato la mia vita passata nei modi più sconci.
drogandomi, bevendo ogni liquido infido e scopando tutti gli uomini che potevano fingere un po' di animalità. Non mi credo migliore o peggiore di altre. Ogni giorno ci sono donne che la danno via al primo che passa senza sapere bene il perché. E io sono stata cattiva, falsa, infingarda, con chiunque e con nessuno, senza rimpianti, riconoscenze, obblighi morali. Non ne sono fiera. C'è un tempo in cui volevo fare male a qualcuno, alla famiglia da cui non ho ricevuto abbastanza e non mi ha mai accettato, a chiunque non mi ha voluto stare vicino, amici e fratelli compresi, ma a un certo punto ho desistito. Ho cercato qualcun altro a dare la colpa del mio male di vivere, della mia casa disordinata, dei miei scoppi d'ira improvvisi e furiosi, come gli urli sfrenati nei concerti più sordidi in cui mi sono sentita per quegli attimi, ascoltata, ma niente. Ora non so più a chi darla, eppure la sento quella rabbia che nasce dal mio non saper stare al mondo. Sono forse responsabile del solo patire la vita? Perché alla fine, diciamolo, è questa la mia ferita che urla. E questo è il personaggio principale, Antonella. Un po', come dire, ecco, disadattata, no? Sì, è fuori dal mondo. Infatti questa storia, dalle tinte noir, in realtà è un romanzo sociale, ma anche molto intimistico, che vogliamo, che se si vuole può identificare la nostra ricerca di un posto nel mondo, perché tutti noi, fin da giovani, cerchiamo il nostro posto nel mondo e soprattutto magari ce ne accorgiamo dai 40 anni in su che il posto nel mondo che abbiamo non è quello che volevamo. Viviamo una seconda crisi adolescenziale, la famosa crisi di mezza età. Perché? Perché da adolescenti andiamo in crisi di personalità e cerchiamo di essere chi dobbiamo essere. Dai 40 anni in su cominciamo a pensare, no, ma adesso voglio cercare di essere chi voglio io, non chi devo essere. E allora si apre una seconda crisi esistenziale. Quindi questa ricerca di un posto nel mondo credo che ci appartenga a tutti in un modo o nell'altro, soprattutto perché almeno una volta nella vita, e qui finisco, quasi chiunque di noi credo si sia trovato nelle condizioni di dover fare i conti col proprio passato e col proprio futuro in una maniera veramente seria. Ma io noto che più che altro succede in maniera un po' più marcata soprattutto nelle donne oltre i 40 anni, correggimi. Guarda, adesso io non ho una statistica di fronte, però a logica ritengo che possa essere molto probabile che sia come dici tu, per due motivi. Uno, perché le donne effettivamente subiscono alcune disparità di trattamento che favoriscono noi uomini nella vita sociale, in primis. E secondo, perché la maggior parte di queste donne, infatti la maggior parte sono tutte dai 40 anni in su con figli piccoli, hanno fatto una scelta di vita che le porta ad avere i figli e quindi anche di tenerseli e curarseli quando hanno passato una certa soglia di età. Ed è molto più difficoltoso conciliare i doveri con la propria volontà di come passarsi la vita dai 40 in su. Poi voglio dire, mi sono dimenticato cosa volevo dirti, però insomma, vabbè, fondamentalmente più che altro c'è anche poi questo rapporto con il tempo che passa, con il decadimento un po' fisico che nelle donne è più sentito rispetto agli uomini, no? Cioè l'uomo che invecchia e diventa un po' come il vino buono, per usare un luogo comune. Invece magari la donna ha un rapporto un po' più conflittuale, credo. Senti, io questo non posso saperlo perché non sono una donna. Posso solo affermare che, come è evidente, forse è più conflittuale il rapporto col proprio corpo. Questo io non lo so, però è anche vero che la natura ha messo a disposizione delle donne, la natura e la modernità ha messo a disposizione delle donne un sacco di maniere per rimanere molto più belle e piacenti a loro stesse innanzitutto, con l'età che avanza, mentre per noi uomini, insomma, colpiti da pancette improvvise e altri tipi di decadimenti, forse siamo più in difficoltà da quel punto di vista. Quindi io non lo so se sia realmente più conflittuale il rapporto con,
col proprio fisico, anche se è vero che in quell'età, e non parlo di estetica, il fisico cambia, cambia a livello ormonale, cambia a livello fisiologico, e che quindi è una bella lotta. Quindi, però la protagonista di questo romanzo è giovane, ma diciamo che in nuce la sua vicenda porta dentro di sé tante tematiche e argomentazioni che poi una si porta dietro anche un domani. Perfetto, vabbè, aspettiamo che magari qualche donna, ecco, commenti o ci dica un po' la sua. Aspettiamo commenti. Ti daranno del sessista, cosa vuoi che commenti? Ti daranno del sessista, dirà che non è vero. È un dialogo aperto, quindi non ho detto una verità, ho dato solo una parzialissima visione, quindi insomma, mi aspetto che appunto qualcuna commenti o che smentisca, meglio ancora, quindi... Noi chiediamo, poi si vedrà. Aperto, la porta aperta. E dove è ambientato il romanzo? Il romanzo è ambientato, vabbè, se vuoi che ti dica la città, è Milano. Milano degli anni 2000, ma più nello specifico è ambientato per strada. Perché al di là dei singoli ambienti è la strada, sia letterale, proprio quella fatta d'asfalto, sia in senso lato, quella delle frequentazioni da strada, delle storie da strada che si sviluppano intorno alla strada, è quello il substrato in cui si muovono tutte le situazioni e le vicende dei personaggi. E infatti questo romanzo fa parte di una serie di libri autoconclusivi che si chiamano romanzi, ho chiamato io romanzi di strada, proprio perché prendono dalla strada le storie e le situazioni attraverso da cui poi si muovono gli sviluppi psicologici, innanzitutto, per non dire anche quelli di trama veri e propri dei personaggi. E ci ho tenuto particolarmente a chiamarli così perché tramite queste persone che io ho conosciuto in grandi quantità in maniera molto stretta, a cui io devo molto. Paradossalmente, senti, ti dico questo, Claudio, io sono sempre stato da giovane, per capacità e per altri motivi, una persona molto snob nei confronti delle persone, gli stavano tutti sulle palle e si sentiva superiore. Il genere umano non mi era mai piaciuto. Paradossalmente, conoscendo le persone peggiori nei posti peggiori, io ho imparato ad apprezzare il genere umano e ad avere infinita speranza in esso, perché ho visto che nelle situazioni peggiori l'essere umano sa dare il meglio di sé. Anche il peggio, sì, ma riesce a tirare fuori quel meglio che nella quotidianità non vedrai mai. Io a queste persone devo la vita, infatti gliel'ho dedicato in questo libro, in questo modo, con questa frase, la dedica. Dice: a chi ci ha provato ma non ce l'ha fatta, con amore. Bene, speriamo che appunto che i problemi, che si tiri fuori appunto proprio queste risorse per risolvere qualsiasi tipo di problema. Purtroppo fino adesso ne ho visti poche di risorse, però mi auguro che sia come dici tu. E perfetto, ricordiamo dove è possibile trovare il libro: presso il portale chiaramente della Daimon Edizioni, in tutti gli store online, nelle librerie. Sì, basta ordinarlo in libreria, se uno non lo trova in vetrina lo ordina. I santi non esistono e gli eroi sono tutti morti, di Villa Santa, editore Daimon Edizioni. E il libro arriva, altrimenti gli store online o, come hai detto tu, sul sito dell'editore daimonedizioni.com. Perfetto, oppure anche contattandoti magari nei tuoi profili per richiedere eventualmente una copia. Possono? No, non preferisco che vada in libreria. Io non faccio il libraio. No, con una dedica particolare, insomma. Sai, non le faccio più queste cose. Ok, sei snob. No, lascio che ognuno faccia il suo mestiere. Lo richiedo all'editore, in modo però vediamo di trovarlo. Ok, scherzavo. Va benissimo, grazie Dario e ci vediamo alla prossima. Io Claudio ringrazio te, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci ascolteranno. Buona serata a tutti.